Ciao ragazzi, benvenuti e ben ritrovati dal mio cucino italiano. Oggi preparerò di quelle ricette che sono veramente da paura. Incredibile, dei pancake alla banana che sono ottimi sia per la colazione che per la merenda, quindi verso le 4 o 5 del pomeriggio, cioè vuol dire, insomma, veramente sono qualcosa di incredibile. La domenica, insomma, e poi per la colazione senza rum, quindi già vi ho svelato l'ingrediente. Invece, ma metteteglielo pure a colazione, fate come faccio io, che ci si diverte. Allora, andiamo a vedere quali sono gli ingredienti di cui abbiamo bisogno, sigla e poi cominciamo la nostra preparazione. Olè. Abbiamo bisogno di due banane belle mature. Una la utilizzeremo all'interno dell'impasto, mentre l'altra per la decorazione del piatto. Poi 155 g di farina, va bene anche una farina senza glutine, 40 g di zucchero, 5 g di lievito per dolci, un uovo intero, poi 190 g di latte, va bene anche un latte vegetale e poi un pizzico di sale. Ultimi due ingredienti, un pochino di essenza di vaniglia e circa 20 ml di rum bianco. Per la cottura dei pancake e per la seconda banana ci servirà del burro e dello zucchero di canna. Se poi volete fare una decorazione carina, potete utilizzare anche della panna montata. Cominciamo dunque la preparazione. Pelare la banana, una delle due banane, perché l'altra la utilizzeremo per la fase finale. Eliminare tutti i filamenti, oltre alla buccia, e con una forchetta, vedete, farla diventare una pappetta, quindi schiacciarla bene bene bene. Per ottenere bene questo risultato, la banana, come vi ho detto in precedenza, deve essere molto matura. Ottenuto questo risultato, bisogna trasferire la banana che abbiamo fatta diventare a purè all'interno di un contenitore cilindrico come questo. Insomma, questi sono quei classici bicchieri dei frullatori ad immersione. Aggiungere l'uovo intero, il latte, lo zucchero, il sale, non vuole scendere, ha preso un po' di umidità, vabbè, glielo spingiamo dentro, un pizzico di sale, un grammo va bene, il lievito, un pochino di essenza di vaniglia, circa un cucchiaino, o in alternativa potete utilizzare anche una bustina di vanigliina, e poi i 20 ml di rum. Il rum potete metterlo oppure non metterlo, ok, diciamo che il rum è l'unico ingrediente opzionale. Con la frusta cominciare ad emulsionare tutte queste che sono le parti liquide fino ad ottenere un composto bello cremoso. Vedete? A questo punto aggiungere tutta quanta la farina. Come vi ho detto in precedenza, al posto del latte potete utilizzare per esempio il latte di riso, latte d'avena, latte di soia, senza nessun tipo di problema. Vengono benissimo comunque. In alternativa alla farina 00 classica farina, si può utilizzare anche una farina di mandorle, una farina d'avena, si possono utilizzare questi composti di farine senza glutine, quindi si può ottenere anche un pancake che sia senza lattosio e senza glutine. Emulsionare bene per un paio di minuti per far amalgamare tutti quanti gli ingredienti e ottenuto questo risultato è pronto. Vedete? Questa è la giusta densità che dobbiamo ottenere. Perfetto. A questo punto coprire con pellicola trasparente, dopodiché mettere all'interno del frigorifero e lasciar riposare per circa un'oretta. Si può anche fare la sera e poi la mattina lo trovi direttamente pronto, direttamente da cuocere, quindi si può conservare anche per 12-24 ore. Trascorso il tempo di riposo fuori dal frigorifero, guardate che meraviglia, è pronto. Prima di passare alla fase di cottura, emulsionarlo bene in questa maniera, vedete? E ora passiamo alla fase di cottura. All'interno di una padella antiaderente inserire una noce di burro, e quando questa sarà perfettamente sciolto, distribuirlo su tutta la superficie. A questo punto è possibile inserire il composto.
Quanto composto bisogna inserire dipende dai vostri gusti, da quanto grandi li volete fare. Ok, più ne mettete, più grande diventerà. Per la cottura perfetta tenete il fuoco medio-basso, ok? Quindi più tendente al basso che tendente al medio. Assolutamente non tenete il fuoco troppo alto perché altrimenti si bruceranno. Quando è il momento giusto per poterli girare? Guardate. Al centro si sono formate delle bollicine, il composto si è staccato dalla padella, vedete? Rimane compatto e soprattutto quando inclinate la padella il composto non cola. Ora si può girare e si può continuare così la cottura. Per quanto tempo bisogna cucinarli per ogni lato e soprattutto quante volte bisogna girarlo il pancake? Dipende dalla temperatura della piastra. Dalla grandezza dei pancake, ma comunque indicativamente parlando 1 o 2 minuti per lato. Girateli comunque 2 o 3 volte, semplicemente per evitare che si colorino troppo, anche se quel colore che vedete non è nient'altro che la reazione di Maillard, quindi è quello che proprio dà il sapore e il profumo ai pancake. A questo punto, quindi dopo averlo messo all'interno di un piatto, mettere un pochino di sciroppo di acero. Quindi, quando il successivo sarà pronto, adagiarlo sopra quello precedente. E anche sopra questo mettere un pochino di sciroppo d'acero. E continuate così fino ad ottenere questo risultato. Fra un pancake e l'altro mettere un pochino di sciroppo d'acero. A questo punto passiamo alla seconda banana. La sbucciamo per bene, quindi la tagliamo così in rondelline. Più o meno circa 1 centimetro, 1,5 centimetri. Passiamo alla fase di cottura della seconda banana, quindi mettiamo una noce di burro all'interno di una padella. Quando il burro sarà sciolto, aggiungere le banane tagliate in rondelline. In questa fase il fuoco deve essere bello vivo. Mentre abbiamo cotto i pancakes, fuoco medio-basso, per la cottura delle banane ci vuole il fuoco bello bello vivo. Saltarle bene. E quando sentiamo che cominciano a sfrigolare per bene, allora aggiungere 2 cucchiai di zucchero di canna. Saltare bene per farle glassare per bene, prenderanno un po' questo colore particolare dello zucchero di canna, quindi aggiungere un pochino di rum. Occhio perché potrebbe partire il flambé, ok? Quindi potrebbe partire una fiamma. Ma non vi preoccupate, se dovesse essere troppo forte, basta che gli mettete il coperchio e questa fiamma si spegne immediatamente. Continuare la cottura per circa 1 minutino, quindi far restringere il fondo di cottura in maniera tale da ottenere un caramello, vedete che bello. Dopodiché mettere le rondelle di banana all'interno di un piattino e con una spatola recuperare bene tutto quanto il caramello. Guardate che meraviglia, è spettacolare, perfetto. E mentre è ancora caldo, versarlo sopra i pancake. Sempre con la spatola distribuirlo bene il caramello sopra l'ultimo strato di questa torta di pancake, che è una cosa meravigliosa, vedete in questa maniera. A questo punto aggiungere un pochino di sciroppo d'acero, quindi le rondelle di banana. E voilà, léger, sont fatto! E adesso, beh, adesso andiamo a fare la prova dell'assaggio. Grazie ragazzi per la vostra attenzione, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di condividere il video con tutti quanti i vostri amici, di mettere un bel mi piace che per me è molto importante. Inoltre vi ricordo che è disponibile il mio libro in tutte le librerie e in tutti gli store online. Andiamo dunque a fare la prova dell'assaggio, ho fame. E voilà ragazzi, ma che cosa non è? Ma guardate che meraviglia, che spettacolo! Oh, andiamo a fare la prova dell'assaggio. Vabbè, vieni qua, vieni, facciamo la prova dell'assaggio. Non lo so se sarà buono, non lo so, però la proviamo. Allora, guarda un po'. Vabbè, al posto della banana è uno che cosa ci può mettere? Beh, in questa ricetta ci devi mettere la banana, perché se no, che cosa la facciamo a fare? Scusa, eh? Scusa, perché se no. Guarda, vabbè, no, vabbè, guarda che c'è il succo d'acero che. Mamma mia, vieni qua. Guarda che roba, che meraviglia, che spettacolo. Guarda, 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 che. Mamma mia, che delizioso, un pezzettino di banana.
che ci sta proprio bene. Vediamo. Vieni qua, vieni qua, provalo, provalo, cioè è talmente buono senza rum per la colazione, con il rum a quest'ora che sono di 5, 5 e mezza. Ci vediamo alla prossima video ricetta, ora. Aspetta,